Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro VRN. Oggi si torna ancora nel mondo della simulazione dei camion con un nuovo episodio di American Truck Simulator. Davanti a me, ragazzi, il camion Kenworth V900 è un altro camion della mia flotta. Nello scorso gameplay, se vi ricordate bene, vi avevo proposto il Volvo VNL, ho deciso di cambiare totalmente camion e prendere questo modello, che tra l'altro è uno di quei camion, a mio avviso, più caratteristici dal punto di vista dei camion tipicamente da trasporto americani. E allora, ragazzi, non perdo altro tempo, ho scelto una consegna. Un lavoro autonomo, devo trasferire un carico a Pendleton. Mi trovo nello stato americano dell'Oregon e più precisamente in Ontario, nel mio garage. Questo è il camion in questione che mi vedrà impegnato in questa consegna. Ragion per cui, ragazzi, non perdo altro tempo e mi metto in viaggio. Ebbene sì, ragazzi, ho accolto la richiesta di un carissimo iscritto che mi ha consigliato di aggiungere anche il navigatore sui miei camion. Per la verità, ragazzi, l'avevo disattivato perché non sentivo particolare esigenza, ma oggi avevo voglia di accontentarlo e quindi ho attivato la modalità navigatore. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Allora, ragazzi, oggi devo trasportare un rimorchio Andare. particolare, un rimorchio articolato, quindi ho aggiunto anche una difficoltà in più. Nel frattempo dobbiamo attendere chiaramente il semaforo. Ok, via. Spero vi piaccia la livrea che ho acquistato per decorare questo camion. Dunque, vediamo un po'. Si prega di invertire il senso di marcia appena possibile. Eccoci arrivati, sani e salvi. Addirittura sani e salve. E che abbiamo fatto? Ma comunque, ne vedremo delle belle, ragazzi. Ecco perché l'avevo disattivato. Ma comunque, accettiamo chiaramente il contratto. Dunque, l'incarico di oggi è questo, ragazzi: devo trasportare un'auto articolato, un rimorchio
quindi doppio, che trasportassi di legno, quindi dall'Ontario fino a Pendleton. Accettiamo il Mettiamoci al lavoro. contratto e via. Vediamo un po' dov'è il carico. Quindi mi devo agganciare. Ok, vediamo se posso fare manovra, ragazzi. E allora, andiamo indietro. Abbastanza lungo, ragazzi, guardate un po'. Adesso cambierò la visuale giusto per farvi capire il carico di oggi. Sono assi del treno, le che devo trasportare. Via, andiamo ad agganciarci. Perfetto, premiamo T. Ok, andiamo. Quindi ragazzi, oggi vi porto un nuovo episodio della serie e come sempre, come vi avevo spiegato in precedenza, mi piace di tanto in tanto portarvi qualche contenuto particolare quando per esempio devo trasportare delle consegne particolari come ad esempio la consegna di oggi. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. E via ragazzi. Nello scorso gameplay, se vi ricordate bene, eravamo nello stato della California. Avevo fatto un viaggio da San Francisco. Questa volta sono nello stato diciamo esattamente superiore, diciamo, quindi nell'Oregon per intenderci, quindi è un modo anche per vedere altri stati americani e quindi
per cambiare chiaramente anche tipologia di territorio, ecco. A proposito di navigatori, chiaramente abbiamo sia la versione classica femminile che state di tanto in tanto ascoltando, e sia una versione maschile, oltre ovviamente anche alle versioni del navigatore straniere, per intenderci. Come potete notare, ragazzi, oggi è un territorio piuttosto aperto, desertico, oserei dire. Chiaramente, ragazzi, oggi sarò indubbiamente anche molto prudente, perché questi carichi speciali, soprattutto anche quando devo trasportare dei rimorchi auto articolati, bisogna essere estremamente, estremamente prudenti. Una cosa che adoro, ragazzi, di questi camion americani sono gli interni, soprattutto. Per esempio, questo è un modello con interni, ad esempio, in radica, come potete ben notare. Un vero spettacolo, ragazzi, ve lo assicuro.
non è un percorso, ragazzi, estremamente lungo, che mi separa chiaramente da Pendleton, però più che altro mi piaceva la tipologia di consegna. E soprattutto mostrarvi anche alcuni aspetti del territorio dell'Oregon. Qui, per esempio, ci sono parecchi boschi da queste parti. Chiaramente, ragazzi, io di tanto in tanto cambio visuale proprio per farvi notare i dettagli di questo camion e del carico che sto trasportando. Ovviamente ritorno immediatamente poi in guida interna perché. Devo controllare ovviamente la guida e la situazione e devo tenere ovviamente la situazione sotto controllo.
Ah, ragazzi, ho ignorato volontariamente la stazione di Pesaro, potrei anche comunque effettuarla comunque. Questa è una delle caratteristiche che non vi avevo mostrato nello scorso gameplay, ma lo faccio ugualmente. In pratica, durante il percorso ci sono delle... Durante il percorso ci sono appunto queste stazioni di Pesa dove... Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Dove fanno i controlli, ovviamente. Perfetto. E via. E riprendiamo. Attenzione. Ok. Oggi un percorso, ragazzi, abbastanza curvilineo, con parecchi tornanti e quindi con questo auto articolato, chiaramente bisogna anche fare molta attenzione. Allora, siamo arrivati ragazzi già a Pendleton, quindi più o meno 20 km per la destinazione finale di consegna di questo carico di assi di assi del treno. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Chiaramente mi indica, il Uscire a navigatore destra. mi indica lo svincolo. Prepararsi a voltare a destra.
insomma, ragazzi, non ci possiamo lamentare come clacson. Abbiamo messo delle trombe pazzesche. Affrontiamo la larga, ok, accertiamoci che il rimorchio sia passato, perfetto, via. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Ok, adesso questo è l'ingresso. Vediamo un po' come ci possiamo sistemare per la consegna di questo carico. Chiaramente noi scegliamo sempre questo. Si devono avere grossi problemi, confermiamo e via, vediamo un po'. Quindi andiamo un po', andiamo un pelino avanti. Altrimenti facciamo la soluzione più comoda, ragazzi. Premiamo invio e risolviamo. Perfetto. Detto ciò, premiamo continua, ci trasferiamo nuovamente nel luogo di consegna, giusto per fare i saluti, davanti al carico che poi chiaramente sparirà. Spegniamo anche il motore. Detto ciò, ragazzi, spero che anche questo episodio qui su American Truck vi sia piaciuto. Io, come al solito, ragazzi, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi, ragazzi, ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia, ciao ciao ciao!